Con il nostro ospite che oggi è il segretario d'Italia dei Valori, Salvatore Mammola. Cominciamo Buon pomeriggio a tutti, grazie. dall'attualità perché è anche una denuncia presentata da Italia dei Valori assieme Ai al Verdi, Partito dei Verdi, Comunisti ai comunisti Italiani, italiani. ed è la vicenda relativa alla discarica di Pace. Ormai ce ne occupiamo nel nostro telegiornale da 2 giorni. Intanto è la presenza di questa e schiuma bianca che si vede, o quello che resta di questa schiuma bianca che si vede nel greto del torrente Pace. Bisognerebbe, ecco, stiamo vedendo le immagini proprio realizzate ieri mattina, bisognerebbe intanto accertare la provenienza di questa sostanza. C'è da dire che la denuncia è partita ed è arrivata sul tavolo di chi di competenza, l'assessore Il all'ambiente e 20. all'amministrazione, il 20 di aprile. Da allora ad oggi però non è stato fatto nulla, perché nel servizio abbiamo mandato in onda Faremo, l'assessore, diremo. ecco, l'assessore all'acqua diceva interverremo. Allora partiamo proprio dal commentare queste immagini e dal vedere perché c'è una situazione anche di pericolo su Pace. Non è soltanto la schiuma bianca, ma anche la Assolutamente. gestione di quella piattaforma, come è Certo. stata utilizzata sino ad ora. Allora, per quanto riguarda la schiuma bianca, bisogna accertare le responsabilità, se parte dalla piattaforma o meno, però dico, i controlli vanno fatti. Il comune, noi abbiamo presentato insieme ai Verdi, come diceva lei, insieme ai Verdi e ai comunisti italiani, una denuncia. Abbiamo avvisato il comune che c'era la presenza di questa schiuma. Ad oggi ancora non è stato fatto nulla e l'assessore Jalacqua dice che interverrà, che farà. Io mi auguravo che avesse già fatto e che sarebbe già intervenuto, invece ancora non hanno fatto nulla e aspettano che questa schiuma evapori Ma da perché sola. contestate anche la gestione della piattaforma? Ma la gestione intanto fino a dal 19 di marzo a un paio di giorni fa, al 24 aprile, questa piattaforma è rimasta senza autorizzazione, assolutamente senza autorizzazione. Quindi chi ha portato Messina Ambiente, che ha portato lì i rifiuti, potrebbe aver scaricato abusivamente. Io spero che chi deve fare i controlli su quella piattaforma, quindi credo la provincia, abbia già sporto denuncia su questa situazione, perché trasferire i rifiuti abusivamente in una discarica, perché è una discarica alla fine, chiamiamola piattaforma, chiamiamola come vogliamo, ma è una discarica che crea liquame. Ci sono delle fotografie nostre anche su internet, ci E sono voi siete riprese. anche contrari comunque all'ipotesi di discarica, di Ma realizzazione di un impianto in quella zona, in perché quella l'avete zona, no, contestato in in quella passato? zona, anche con Anna Giordano, abbiamo detto che non è possibile una ZPS mettere fare una discarica. Tra l'altro è una zona che dovrebbe essere a vocazione turistica, abbiamo il mare, lì dovrebbero esserci lidi, alberghi e fra E virgolette. come si risolve allora il problema che Messina in questo momento non ha una discarica? Quella è una situazione emergenziale, una situazione temporanea, Mazara è chiusa, si va fuori, c'è l'annoso problema della gestione dei rifiuti che neanche Ciacci, nonostante gli sforzi, sta riuscendo a gestire Ciacci neanche dovrebbe pensare nell'ordinario. prima a pagare gli stipendi ai lavoratori, perché se per lui restare 15 giorni senza stipendio è una cosa così che i lavoratori ci possono passare sopra, io gli dico che i lavoratori intanto hanno diritto a quegli stipendi e poi hanno impegni, hanno mutui, hanno la famiglia da mandare avanti e non prendono la stessa cifra di Ciacci per pulire le nostre strade. Quindi credo che prima di tutto Ciacci debba pensare a pagare gli stipendi e non a mettere i soldi da parte per comprare il gasolio per i mezzi. E poi dico, lì la piattaforma dico, chi ne ha la competenza, quindi l'assessore, i geni che vengono da fuori, devono essere loro a trovare un'ubicazione che sia meno inquinante, che non sia in una zona protetta e che tra l'altro noi come Italia dei Valori abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare
alla Comunità Europea, e adesso ne abbiamo preparato un'altra, la dobbiamo, deve essere fatta al Parlamento italiano, alla Camera, perché non è possibile fare un'area di stoccaggio rifiuti in quella zona. Quindi, per chiudere l'argomento, voi attendete una risposta dal Comune che ancora non avete avuto, sia sul caso specifico ma anche su tutta la vicenda Pace, che per voi non è una vicenda chiusa. Io sono certo che il Comune non ci risponderà mai, come non ha risposto a tante altre cose. Quindi dico, noi chiediamo, ma siamo certi che non avremo mai nessuna risposta. Un altro argomento importante, ce ne siamo occupati anche nelle scorse edizioni del telegiornale, riguarda la gestione dei pass disabili. Sì. Lei ha partecipato anche al tavolo tecnico che è stato convocato, voluto dal Comune, ha partecipato in realtà a due momenti. È stato voluto dalle associazioni più che dal Comune. Lei rappresenta anche un'associazione, sì. Ci sono state una serie di polemiche anche sul rilascio di questi stalli, sull'uso che se ne è fatto in passato. Qual è la situazione attuale e come è possibile trovare una soluzione alla luce anche di quello che avete discusso nel tavolo tecnico? Allora, intanto bisogna fare una distinzione fra gli stalli personalizzati e gli stalli per disabili, che sono quelli senza numero, non sono quelli personali, quindi sono quelli a cui hanno accesso tutti i disabili e che dovrebbero essere uno ogni 50 parcheggi. Per quanto riguarda gli stalli personalizzati, noi abbiamo iniziato l'anno scorso a contestare la determina del Comune e siamo arrivati a discutere anche con l'ingegnere Pizzino, che è stato disponibile a modificare questa determina. Quindi come associazioni abbiamo pensato di chiedere, con l'aiuto della Presidente della Commissione Viabilità e della Commissione Servizi Sociali, abbiamo fatto questo tavolo tecnico, al quale hanno partecipato anche il Sindaco, Assessore Cacciola e Assessore Mantineo. Cosa è emerso? E c'era, per fortuna, era stato la presidente, le due presidenti avevano invitato anche un medico dell'ASP che parteciperà anche ai successivi tavoli tecnici. E si è deciso di fare un tavolo tecnico dal quale si lascia fuori i consiglieri comunali. Benissimo, più di settore. Una cosa più di specializzata, quindi associazioni qual è la disabili. Strada? Qual è la strada da seguire allora? Associazioni disabili. Il dirigente della viabilità e il medico dell'ASP, in modo da arrivare in brevissimo tempo alla soluzione, a un protocollo di intesa tra il Comune, non l'amministrazione, fra il Comune, quindi il Dipartimento Viabilità e le associazioni dei disabili, per farlo poi votare al Consiglio Comunale e avere quindi questo protocollo, che siano delle regole ben certe. Quindi cancellare ciò che è stato nel passato e ricominciare tutto da capo. Gestione. Bene, abbiamo pochi minuti, ma devo chiederle un commento sull'azione amministrativa dell'attuale giunta e sindaco a Corinti. Lei ha sostenuto questo sindaco in campagna, sì, elettorale, è stato anche candidato al Consiglio Comunale nella lista Cambiamo Messina dal Basso. Sì. Adesso forse pensa diversamente di a Corinti. Non si può nascondere, vero? Ecco, qualcuno ritiene che gli attacchi, i commenti negativi che adesso vengono rivolti all'operato di a Corinti e compagni sono determinati perché lei non abbiamo avuto un assessorato, il suo gruppo non abbia avuto un assessorato come partito anche d'Italia dei Valori. Potrebbe anche essere vero. Soltanto che molti non ricordano che a settembre, insieme a Renato Accorinti e al mio segretario nazionale Ignazio Messina, abbiamo fatto una conferenza stampa nella quale proprio io e Nina Lessi dicevamo che non volevamo assolutamente alcuna partecipazione nella giunta di Accorinti, né volevamo incarichi politici. Volevamo soltanto partecipare alla vita politica messinese. E non c'è stata neanche questa partecipazione. Abbiamo presentando
Tra l'altro, in una conferenza stampa con Renato Accorinti, nella quale firmava contro la ludopatia, abbiamo chiesto, e lui si era dato disponibile in un mese a fare un'ordinanza nella quale si vietava le slot a 500-700 metri, come in tanti altri comuni. E neanche questo è stato fatto. E questo è successo però un anno e quattro mesi fa. Cioè a gennaio dell'anno scorso questa conferenza c'è stata, lui ha preso questo impegno, in un mese ancora non si è visto nulla, quindi come fai a partecipare? Abbiamo portato anche la possibilità, un'azienda di Roma che voleva portare qua dei progetti di microimpresa, con la quale il comune metteva 50.000 euro. Questa azienda ne metteva 300.000, quindi 1 a 6, per creare imprese nel territorio messinese. Si è aspettato più di un anno, a questo punto questa impresa di Roma se n'è andata a Catania. Perché se tanto per cose, cambiare. Se a Catania le fanno le cose, qua non le facciamo, non è colpa di chi cosa propone. Cosa dovrebbe fare proprio in chiusura brevissimamente a Corinti per dimettersi, cambiare, dimettersi addirittura? Noi stiamo raccogliendo le firme. È così critico il vostro giudizio? Ma non sta facendo nulla. Io non voglio dire che prima si stava meglio, però state avviando una petizione popolare? Abbiamo già avviato una petizione popolare e abbiamo raccolto già più di 1500 firme. E per lui ce ne sono volute 3.000 per candidarlo, noi stiamo chiedendo 3.001 per mandarlo a casa. Io spero che i consiglieri comunali, che per adesso fanno le loro lotte in consiglio comunale, nel momento in cui ci sarà una richiesta di dimissioni da parte di qualcuno dei consiglieri, la votino, perché con questa giunta e con questo sindaco purtroppo non si può andare da nessuna parte. Si è perso un sacco di denaro ultimamente, dico, con i fondi PAC, con dove vogliamo andare. Se loro pensano che il denaro non è tutto, ma è tantissimo. Una città se non ha denaro non può andare da nessuna parte. Durante la campagna elettorale si parlava di dissesto, oggi si tende a garantire chi questo dissesto l'ha provocato. A me non può stare bene assolutamente, né a me né a tanti altri partiti che l'hanno sostenuto, come i Verdi, come i Comunisti Italiani e tanti altri. Opposizione interna dunque per Renato Accorinti, una bocciatura da parte di Italia dei Valori. Sì.